un caso di un sorbet in particolare, vamo a precisare di una liga neutra. Diciamo che vedremo poi in fase di balanzamento alcuno sorbet in particolare, come banana e su sorbet oggi usiamo una frutta con molta fibra, ma se molta fibra con una fibra particolare, vedremo che a volte s'attetteremo che bascia un poco essa quantità di liga neutra che vamo scollocando, perché già te al gain che fai se si trabaglio. Diciamo che quale può essere un problema di, primero, non collocare liga neutra dentro di un sorbet. Ripeto, in generale quando parliamo di sorbet di frutta, per esempio se io faccio un limau, no, sin liga neutra, la prima cosa che va con te sei già quando egli uscirà da vetrini e da vetrini da produttora, poi di un minuto egli già comincerà a brillare, già sarà brilloso. Perché? Perché a liga neutra, non ten liga neutra, non ten niente che trattene acqua liquida, e automaticamente essa acqua comincia a sei. E poi che accontese che quando egli entrerà nella vetrini, il problema maggior sarà esse, ossia egli perderà struttura, comincerà a ficare sempre mai sbriglioso, a te, in alcuni casi particolari, a te poggi, diciamo, crea questa spossa di acqua che sono abbastanza fea, perché stiamo parlando di un sorvegli completamente destrutturato in quel caso. Quindi le imprese che a liga neutra, diciamo, dentro di un sorvegli è praticamente quasi fondamentale. Okay.